La velocità è il senso profondo del nostro modo di vivere sociale. È il modo in cui noi ci relazioniamo gli uni con gli altri, è il modo in cui passiamo il nostro tempo. Spesso ci illudiamo che la velocità possa servire a qualcosa, a collegarci velocemente gli uni con gli altri, ma in realtà è un modo di ridurre la vita ad un istante. E quindi non potevo non fare un film che in qualche modo avesse a che fare con questo, con il desiderio di velocità che abbiamo tutti. Quindi, se 1100 è un secondo, abbiamo fatto 45 secondi. 3 2 terza. Il protagonista del mio film, Claudio, che è cresciuto dentro una sfascia carrozze, sviluppa nei confronti dei rottami una capacità di associazione tale che ha a che vedere con la creatività. Claudio, 18 anni, pessimo rapporto con il padre. Ti ammazza! Ma hai rovinato la vita, vai! Sei una disgrazia, sei! Sei una disgrazia, te lavora bene! E va a lavorare con Stefano, che è un pezzo di merda. Questo talento che possiede Claudio è una cosa che invece Stefano non possiede. Stefano è un figlio degli anni Ottanta. Stefano, poche parole, Stefano è uno. È uno, guarda, è veramente uno. Dice Stefano è uno, punto. E nel suo ambiente cerca di essere il primo, di essere il migliore, di fare i soldi. Stefano ti fanno la domanda: che personaggio vorresti interpretare? Ma mi piacerebbe fare un cavaliere. Un templare, cioè, poi in realtà invece ci sono esempi vicini di cui non ti accorgi, che finché non ti propongono non ti vengono in mente. E ancora diverso è il personaggio di Giovanna, che è una vinta vera. Stefano lo dice a tua sorella, deficiente. Ecco, questo è il tempo giusto. Giovanna, a me fa molta tenerezza, perché poi è una che reagisce e fa casino sempre di più. Ma è possibile che non capisci? Me ne sono dovuta andare. Io ho dei progetti, dimmi se posso stare a perdere tempo con un pezzente che vuole fare il meccanico insieme ad un altro pezzente, vattene, va. È una donna che gira su se stessa, che non ha punti di riferimento, ha solo dei sogni, anche piccoli, che potrebbero essere a portata di mano, ma non ha la forza per realizzarli. E infatti è un personaggio circolare che torna al luogo di partenza. Non sono tornata con Fischio. Ho lasciato tutti. Che tristezza. Non parliamo del personaggio Ivano De Matteo, parliamo di Fischio. Anche se ci sarebbe da parlare di più di Ivano De Matteo. La vita non è che un'ombra che passa. È un povero attore che si agita e si pavoneggia la sua ora sulla scena e non ne resta più memoria. E non stupirti se sono così come io sono, ma che io sia nato e che essendo io esistito, io viva! Ma non doveva fare Fischio? Fischio è il nemico, Fischio è il cattivo. 3, 2, 1, vai! Partenza la macchina, la macchina.
realizzare un documentario sulla passione degli italiani per le automobili. E tra le tante cose che sono entrate nel racconto c'è appunto il mondo notturno delle corse clandestine. Ma si è fatto un bel lavoro. Ma come la dimentica la Flep? Quando ho conosciuto le persone che frequentano il mondo notturno delle corse automobilistiche clandestine, che corrono con le automobili, le truccano, le amano, se le sposano, mi sono reso conto che loro vivono senza freni inibitori questa caratteristica profonda e anche lacerante, diciamo, della nostra società. Cioè l'individualismo? La vivono senza freni inibitori, nel senso che ne fanno uno stile di vita. È da lì che nasce l'idea del film. Non me le dai tutte le macchine sotto ai 20 milioni, fatemi il cazzo del favore, dai.